la prima vittoria nel mondiale è un traguardo molto importante, quindi è una cosa indimenticabile, no? Anche perché è una sensazione unica. Era il mio primo anno di mondiale, venivo dal mio primo podio alla gara prima in Austria. Sono arrivato a Brno e sono stato subito veloce nelle prove, al punto che ero riuscito a fare la pole position, quindi partivo davanti. C'era un misto fra una grande eccitazione per la prima pole position, ma anche molta preoccupazione, no? Perché hai paura di sbagliare. Era stata una gara di gruppo fino a un certo punto, come classiche gare della 125. Poi eravamo riusciti ad andare via io e Martinez, e da lì è venuta fuori una lotta all'ultimo sangue, perché non andavamo molto d'accordo, non ci stavamo molto simpatici, perché era tutto il campionato che ci dava fastidio, che lui mi dava fastidio a me, io davo fastidio a lui. Mi ricordo che avevo provato ad andare via, ma non ce l'avevo fatta, e quindi ce la siamo giocati alla fine, e l'ultimo giro ci siamo sorpassati 2 o 3 volte, era davanti lui, poi io sono riuscito a passarlo in fondo alla discesa, alla curva 10, prima di ritornare su in salita, e avevo paura che mi fregasse, perché con la scia poi in salita c'è tanta differenza, ma invece non è riuscito a superarmi, e quindi sono riuscito a vincere. We'll be right back.
passaggio alla 250 dalla 125 è abbastanza difficile, perché la 125 è una moto molto molto piccola, è comunque veloce perché è leggera, però non è molto potente. Invece la 250 ha il doppio della potenza, quindi si parla già di una moto che ha 100 cavalli, quindi un motore molto veloce. Allo stesso tempo rimane abbastanza leggera, ecco, quindi è una moto molto più performante. In quegli anni il livello della 250 era molto alto, c'erano tanti piloti forti, addirittura in tante piste si girava quasi come la 500, soprattutto nelle piste strette come Jerez, per esempio. Mi ricordo quel periodo della mia carriera con molto entusiasmo, perché comunque cominciare a guidare la 250 è una moto vera, è una moto per le persone grandi, ecco, invece la 125 è una più per i ragazzini. Jerez della Frontera è una delle mie piste preferite, una delle più belle, penso un po' per tutti, ecco. Il layout della pista è molto interessante, e soprattutto perché ci sono dei curvoni velocissimi, da terza ma anche da quarta, dove ci vuole il pelo per andare forte, ma allo stesso tempo ci sono anche tre tornantini, 3/4 frenate molto forti, quindi diciamo che anche come setting della moto devi avere un buon compromesso tra la stabilità nelle curve veloci ma anche la stabilità in frenata, ecco, quindi è un circuito molto interessante, soprattutto l'ultimo pezzo dove ci sono 1, 2, 3, 4 curve a destra in successione sempre più veloci, molto divertente da fare.
A me, come a tanti altri piloti, piacciono le piste un po' vecchio stile. Le ultime piste che sono state fatte si vede che sono progettate con il computer. Invece al Mugello le curve sono fatte per seguire le colline, no? Quindi è una sensazione diversa. Poi c'è un rettilineo lunghissimo che con la MotoGP si fa a 340 all'ora. Hai la sensazione che tu ti giri di prendere il volo, diciamo, prima di fermarti. E poi secondo me al Mugello c'è la serie di curve più bella dell'anno, che sono la Casanova Savelli, e poi vai giù in discesa e sali nelle due arrabbiate. Tutte le volte che la fai è una bella soddisfazione. In quegli anni era un periodo importante per il motociclismo italiano, perché eravamo forti come gli spagnoli negli ultimi anni, diciamo, nel senso che in MotoGP i primi 3-4 spesso erano italiani, quindi eravamo i piloti più forti. A metà gara siamo riusciti ad andare via io e Biaggi, perché Biaggi quell'anno lì non stava andando tanto bene, ma lì quella domenica a Mugello era particolarmente veloce, e quindi abbiamo fatto un po' di lotta. Però quell'anno, nel 2005, ero molto molto competitivo, eravamo riusciti a migliorare moltissimo la moto del 2004, e quindi ero un pelo più veloce, e negli ultimi giri sono riuscito a passarlo, e poi abbiamo lottato, ci siamo sorpassati 2-3 volte, ma poi avevo quel pelo in più per poter andare via, e quindi per vincere davanti a tutti i tifosi, e poi per andare sul podio contro italiani, quindi è stata una grande festa.
nel 99 sono partito per cercare di vincere il campionato, vista l'esperienza del 98. I miei avversari più difficili sono stati appunto Ukawa e Capirossi, che avevano le Honda, invece ero con l'Aprilia. Soprattutto con Capirossi in quel periodo eravamo molto avversari, perché intanto eravamo tutti e due italiani, no? E poi Capirossi l'anno prima correva con l'Aprilia con noi, era mio compagno di squadra, diciamo, poi si è mosso sulla Honda e quindi è stata una battaglia interessante per tutto il campionato. Mi ricordo che Jerez era stata una vittoria molto importante, perché la gara prima avevamo corso in Francia alle Castellet e io ero in testa e avevo rotto la catena all'ultimo giro, quindi avevo perso 25 punti perché Ukawa aveva vinto, e quindi sono arrivato a Jerez che avevo tipo 40 punti di svantaggio e quindi cominciavamo già un po' a preoccuparci. Invece a Jerez ero andato molto forte, avevo fatto una bella gara e avevo battuto Ukawa e Capirossi, che se non sbaglio erano arrivati secondi e terzi, ma soprattutto gli avevo dato più di 10 secondi, ecco, quindi è stata una gara molto importante. Quella gara lì è stata molto particolare perché avevano dato le bandiere gialle, e solo che io non l'avevo vista e avevo superato qualcuno con la bandiera gialla, quindi da lì mi avevano dato 10 secondi di penalità per il sorpasso con la bandiera gialla, quindi io ero davanti, diciamo che stavo tra virgolette controllando, e mi è arrivato sulla tabella la comunicazione che ero 10 secondi più indietro. Però intanto, per prima cosa, mi c'è voluto qualche giro per capire perché mi davano P4 e P8 e io dicevo no, ma sono primo da solo, cioè cosa vuol dire? Allora ci ho pensato e ho capito che forse era per quello. Allora mi sono messo a tirare come un pazzo e sono riuscito a distanziare il secondo, che credo che era Capirossi con la Ducati, di più di 10 secondi, ecco, quindi sono riuscito a vincere comunque ed era stata una grande gara.
Mugello è stata sempre la mia pista favorita, dove ho vinto sempre un sacco di gare, ed è stata però anche la pista che mi ha tolto di più, diciamo, perché nel 2010 ho fatto un errore nelle prove e mi sono rotto la gamba, no? Il problema più grande nel 2010 è stato dopo la prima gara in Qatar, perché il primo infortunio che ho avuto nel 2010 è stato con la moto da cross e mi sono fatto male alla spalla. È stato un infortunio molto grave e soprattutto dolorosissimo. Secondo me è stato anche quello poi che mi ha portato l'errore del Mugello. L'infortunio della gamba sopra l'infortunio della spalla è stata dura. Sinceramente non ci ho messo tanto a tornare, anche perché non ho mai pensato di smettere, ecco. Quindi dopo 40 giorni sono tornato a correre, con la grande soddisfazione di essere riuscito a tornare a vincere a Sepang in una gara difficilissima, però quella mi ha dato tanta tanta voglia di continuare, no? Perché comunque tornare in moto, essere veloce è un conto, però ritornare a vincere vuol dire che comunque ce la puoi fare. Sepang era stato il giorno in cui Lorenzo ha vinto il suo primo mondiale e quindi io ero riuscito a battere lui Dovizioso e alla fine con una bella gara, una bella rimonta, quindi era stata una bella soddisfazione. Tra l'altro era stata la vittoria numero 46 con la Yamaha, no? Quindi era stata anche una vittoria storica. Il 2011 e il 2012 sono state due stagioni molto difficili, perché sono passato alla Ducati, però purtroppo non mi sono trovato bene con la moto e quindi non sono riuscito a essere particolarmente competitivo. Quindi in quelle stagioni lì, quando sentivi di avere la possibilità di fare una bella gara, era moltissima la voglia di farlo, ma anche alta la pressione di sbagliare, no? Le Mans era una pista dove storicamente la Ducati era piuttosto veloce e quindi anche nelle prove ero andato abbastanza bene. Partivo nono, però avevo un buon passo. Avevo fatto una bella lotta con Dovizioso, mi sa che c'aveva la Honda, che alla fine mi ha battuto. Era stata una bella soddisfazione, penso anche l'unico podio del 2011 addirittura, e anche perché veniva dopo un momento molto difficile. Quindi un podio, un terzo posto che magari negli anni prima sarebbe stato preso come quasi una delusione o comunque una cosa ok. Lì avevamo fatto una festa come se avevamo vinto il mondiale, ecco, quindi me la ricordo positivamente.
97 è stato un anno diverso perché ero partito per vincere il mondiale, ecco. Dopo i buoni risultati del 96 ero uno dei favoriti, ecco. Però sai, è sempre difficile. Assen era, soprattutto quei tempi quando c'era ancora la pista vecchia, la pista più bella, molto affascinante, molto veloce, difficile, era una pista un po' vecchio stile. Partivo dalla pole, avevo avuto un problema col freno davanti, perché di solito Assen è abbastanza fresco, ma quel sabato era un po' più caldo e io ero partito con il copridisco e il freno in carbonio era andato oltre la sua temperatura giusta e quindi non riuscivo più a frenare bene, e a un certo punto mi sono dovuto proprio rallentare da una parte, aggiustare la posizione della leva del freno, perché per aggiustarla dovevo togliere la mano, quindi mi sono tolto, ho perso un po' di tempo. E poi però è stata la scelta buona, perché poi ho ricominciato a frenare bene, sono riuscito a recuperare e c'era stato un ultimo giro bellissimo, perché se non sbaglio ero quarto o quinto all'inizio dell'ultimo giro, e però piano piano, uno per uno, sono riuscito ad arrivare primo all'ultima variante e a vincere la gara, che quindi era stata una vittoria speciale. We'll be right back.
di solito la prima gara vuol dire tanto, nel senso, non tutto, però ti può dire più o meno come può andare la stagione. Era stato un weekend un po' particolare, soprattutto perché c'erano le Ducati che andavano fortissimo. Quindi ogni turno di prove, sia Dovizioso che Iannone, ma soprattutto Dovizioso, entravano dentro e giravano forte sotto il record della pista, e quindi turno dopo turno eravamo sempre più preoccupati di riuscire a batterli, ecco. Poi in qualifica non ero andato bene, partivo indietro, partivo tipo ottavo. Partendo da dietro era stato lungo arrivare al gruppetto di prima. Però quando sono arrivato lì ho detto, bello, perché stavo andando forte, però battere le Ducati era difficile, perché in Qatar intanto è una pista molto veloce, molto grande, ma soprattutto l'ultima curva è molto lontana dal traguardo e la Ducati nel rettilineo andava molto forte, quindi dovevo cercare di arrivare davanti all'ultima curva, ma cercare di avere un piccolo margine, perché sennò con la scia mi avrebbe battuto. Però ce l'ho fatta, così è stato, ho fatto un ultimo giro bellissimo, ho fatto il record nel T4, quindi sono riuscito a uscire dall'ultima curva con quel pelo che mi ha assicurato la vittoria, e quindi era stato molto bello. Poi tre italiani sul podio, era un grande modo di iniziare la stagione.
Alright guys, thank you for watching this race and thank you for your support. Please leave a like and comment on the video. And yeah, subscribe to our channel, check out the playlist, random video and Patreon page. So that's it and bye bye.